Io mi chiamo Abdullah Ferdinando Ottaviano Quintavalle, faccio il fotografo, in questa piazza ci vivo da anni. E se non avesse conosciuto il personaggio che poi sarebbe diventato Caracas, molto probabilmente quel libro si sarebbe dirottato su altro. Messico è stato proprio il Virgilio per Ermanno, certo. Che Ermanno restava sempre con te in questa zona, perché lì c'era Aladdin e stavate lì, eccetera. Una volta, e quella volta c'ero anch'io, noi lo portammo da quest'altro lato. E io mi ricordo la frase di Ermanno che era: oh, ma la tirata H è meglio. E fu una delle poche volte in cui sentì Ermanno parlare in napoletano. Sì, sì. Lui era di là, era di, come si chiama la piazzetta? Piazza Principe Umberto. Piazza Principe Umberto, lui abitava lì. Quindi grazie a Messico si è veramente riappropriato di questo spazio. Attraverso la figura di Messico Caracas, che è una sorta di Virgilio che lo trasporta dentro questo luogo della memoria che intanto si è modificato tantissimo. Colpa e merito è di Tullio Pironti, che era un caro amico. Una sera Pironti, ero lì con Tullio, arrivò Ermanno Rea. Tullio disse: Ermanno, ti presento un nazi skin che si sta convertendo all'Islam. E da quel momento abbiamo fatto amicizia, ha voluto continuare per giorni e giorni a frequentarci, a chiedermi praticamente tutta la mia vita da quando sono arrivato qua dal Venezuela, che sono nato a Caracas, e fino alla conversione. Questo romanzo fu l'occasione per Ermanno di riavvicinarsi a Napoli. Lo aveva già fatto in realtà con due romanzi precedenti molto noti, Mistero Napoletano e La Dismissione, ma Napoli Ferrovia rappresentava qualcosa di diverso e qualcosa di più importante per Ermanno da un certo punto di vista, perché riguardava la riappropriazione della sua strada, del suo quartiere e delle sue origini. Sì, siamo stati qua in tutte le strade, compreso questa, fino ad arrivare alla moschea, a Piazza Mercato stessa. Ermanno Rea, attraverso Tullio Pironti, mi conobbe, sapeva che ero molto amico di Messico e che ne conoscevo i dettagli biografici. Le avevo 30 anni, esattamente l'età che aveva lui quando era andato via da Napoli. Mi chiese di aiutarlo su questo libro, a leggerlo, confrontarmi con lui, accompagnarlo a volte in certe passeggiate, a volte con Messico, qualche volta da soli. In questi interventi sul testo, diciamo naturalmente minimi perché Ermanno era un grandissimo scrittore, credo che quello più rilevante sia proprio la parte dedicata alla sanità. C'era non soltanto un breve riferimento alla sanità come nella versione definitiva di Napoli Ferrovia, ma c'era un lunghissimo percorso, una sorta di romanzo nel romanzo che riguardava quegli spazi, quel quartiere, quel territorio altrettanto complesso come quello della ferrovia. Ed Ermanno, diciamo, aveva la necessità di comprendere quello spazio della città. Io mi limitai a suggerirgli che forse quella ricerca meritava un romanzo a parte. Un importante numero di pagine fu tolto da Napoli Ferrovia e costituì la base per Nostalgia, un romanzo successivo
che poi è stato pubblicato postumo e che è diventato poi un bellissimo film di Mario Martone. Si sta cucinando. Qui sono tutti i sonantini di Bangladesh e Pakistan e questo è odore di cucina. È un piacere passare di qua. Questi locali che stanno cucinando adesso per stasera aspettano la fine del digiuno e poi stasera praticamente tutti i fratelli vengono qui a mangiare. Si fa la preghiera e dopo usciti dalla moschea ognuno va, chi va a casa e chi non ha una casa come me per esempio mangia in questi locali. Ormai mi conoscono tutti, siamo tutti fratelli. Il cartello l'ho fatto io. Lui ci teneva tantissimo a questa piazza, soprattutto era abbastanza incazzato per il fatto che avessero costruito questo guaio che sta qua davanti, che è il palazzo cosiddetto Ottieri, che toglieva la vista proprio visiva della zona del mare, del porto. Era una zona che commerciale di alcune materie e materiali che servivano anche per le navi che erano qua avanti a poca distanza. E invece così si è interrotto questo rapporto tra la piazza e il mare e la gente del mare. Trovammo bene ed era curioso che queste cene a Piazza Dante, a Leon d'Oro, mettessero insieme quattro generazioni di persone. Io 30, Messico 50, Tullio quasi 70, Ermanno già ottantenne. Eppure era un quartetto, assolutamente produttivo. E ricordo che poi questo Ermanno lo scrive anche nel libro, lui definisce Piazza Dante il nostro quartier generale, è una definizione che mi piace perché effettivamente ci si ritrovava lì tutte le sere, in quelle sere d'autunno del 2006. Questa è una lettera che Ermanno mi inviò assieme alle bozze di una prima parte del suo romanzo. Caro Marco, soltanto alcune brevi note d'accompagnamento. Il titolo ovviamente è del tutto provvisorio. Mi interessa sapere che cosa ne pensi. Il titolo era Cronache di una storia d'amore. Le prime 80 pagine sono rimaste sostanzialmente le stesse. A occhio, penso di aver scritto metà del libro. Il capitolo prossimo tornerà su Rosa la Rosa. Io chiedo a Caracas di mostrarmela e lui organizza un appostamento. Dopo Rosa la Rosa il libro si insedia di nuovo alla ferrovia per raccontare un po' il passato, la casa paterna, un po' il presente. Il resto si vedrà. Ciao, Ermanno. È proprio il suo modo di esprimersi, mi sembrava di ascoltarlo. Dire la verità, un po' di nostalgia ce l'ho, anzi non parecchia, non un poco. E mi dispiace che sia stato rappresentato in quella maniera ignobile in questo film che hanno fatto. È durato 3 anni fare queste fotografie, in bianco e nero, e ogni sera cercavo di trovare qualche personaggio che mi attirasse da fotografare, fin tanto che non ho scelto 36 scatti, che sono giusto il numero di un rollino fotografico, e questo lavoro già lo stavo facendo nel periodo in cui ho incontrato e conosciuto Ermanno Lea, quando ci lasciavamo in albergo oppure qualche volta che andavamo a mangiare fuori da qualche parte ci salutavamo, io tornavo e rientravo in Piazza Garibaldi perché le mie foto iniziavano da mezzanotte fino alle 4 del mattino, che erano gli orari migliori per me per fotografare. Le passeggiate con Re le facevi di notte o di giorno? Le abbiamo fatte anche di notte, di giorno ma anche di notte. Lui si sentiva abbastanza tra virgolette sicuro. Una volta non so come e perché
finì a dire che tenevo il coltello in tasca. Lui quando lo vide si incazzò moltissimo, però poi nella serata si successe un fatto per cui il mio coltello fu utile mostrarlo, e lui disse forse avevi ragione a portarlo dietro. Mano Rea si era fatta fare una promessa da me, quella di fotografargli le catene qua al porto. Lui le aveva viste, questo ammasso di catene enormi, di catene di ancore, e disse ah, ma tu un giorno mi prometti che mi fai una fotografia di queste catene e me le dai. Poi noi abbiamo litigato e non ci siamo più visti, e io la foto gliel'ho fatta, gli dissi, lo giuro, dissi, e infatti l'ho fatta. Purtroppo non è servita per riappacificarsi. Il libro di Ermanno partecipò al premio Strega nel 2008 e da favorito inizialmente, poi ci fu il grande imprevisto. Il grande imprevisto si chiamava Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi, Mondadori, e quel libro ottenne poco più di 160 voti, quello di Ermanno 112, e quindi vinse Paolo Giordano. Io credo che Ermanno ci contasse molto, ci sperasse molto in questo premio. Sarebbe stato il giusto coronamento a una carriera che gli aveva visto vincere diversi premi, ma mai lo Strega. Come al solito accolse questa cosa con molta signorilità. Mi ricordo che disse l'università ha perso un ricercatore, perché Paolo Giordano era un giovane ricercatore universitario, ma la letteratura italiana ha guadagnato un nuovo scrittore, una nuova voce. Credo che insomma ci abbia dato lezione su come incassare una sconfitta, ma credo fosse stata una sconfitta molto amara.